A Vintra 2013 non poteva mancare il solito branco dei desenzanesi che abbiamo qui dopo qualche percorso in stand vari, ma sentiamo per primo Aramis desenzanese doc, che vini ha degustato in questa fantastica fiera. Abbiamo degustato i nostri vini perché noi dobbiamo difendere il nostro territorio. Siamo del Lugana e Lugana è il non plus ultra dei vini, diciamo, in questo stand qua nostro. Ma quanto conta la presentazione e la degustazione di un vino e quanto conta chi lo versa? Beh, diciamo che il vino conta molto, ma se poi è versato da mani così gentili è ancora più buono. Ecco. Che cosa ha trovato di novità in questa nuova fiera del 2013? Novità soprattutto il San Martino della Battaglia, che cambierà nome e si chiamerà Tucchi, se verrà approvato dal disciplinare del San Martino della Battaglia, appunto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste. E ricordiamo, sarebbe un Tokai, che però non si può più dire. Non chiamare Tokai italiano, ma Tucchi sarà il nuovo nome. Tucchi. 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 Non so. E Tronia. Ma guarda chi troviamo, ma ex assessore, ma mi dica che cos'è qua venuto a fare, a bere? No, bere no, degustare i nostri vini della zona, che ritengo che siano tra i migliori dell'Italia. Addirittura? Sì. Ma lei è più da Lugano o da Groppello? Da tutti e due, se voglio un bianco Lugano, se voglio un rosso un Groppello, anche il nostro Garda Classico si difende molto bene. Purtroppo non siamo in grado di pubblicizzarlo come la Francia Corta. Ma c'è tempo. Speriamo. Ma di questa fiera cosa ha apprezzato di più, a parte le signorine che mi sembra abbiano avuto un grande successo, un grande riscontro? No, ho trovato una grande partecipazione, ho visto gente anche negli stand che ho visitato che apprezzano il prodotto, oltre anche alla presentazione del prodotto, che non guasta mai. Va bene, i soliti maschilisti, cosa dobbiamo fare? È così. Turisti al Vinitaly, allora i desenzanesi frequentano il Vinitaly, ma ci sono anche dei titolari di alberghi di Desenzano, l'albergo Moniga per esempio. Che cosa è venuto qua a assaggiare, a vedere? Ma innanzitutto i vini del territorio, che dobbiamo difendere a tutti i costi. E poi l'importante è la compagnia, divertirsi, bere dell'ottimo vino e così. Ma avete frequentato solo Lugana, quindi solo la Lombardia, o avete visto altri padiglioni? Per adesso solo Lombardia, e siamo venuti a trovare l'amico del Provenza e poi vediamo, un giro in Veneto e in Toscana sarà d'obbligo. Benissimo, benissimo. Grazie, ma sentiamo anche la signora. Lei cosa ha degustato, cosa le è piaciuto di più di questo tour enoico? Allora, mi è piaciuto il Provenza, il Lugana, il nostro Lugana, buonissimo, un frizzante. Ottimo. E adesso andiamo a assaggiare la Donna Fugata, che è un passito di Sicilia, sì. Benissimo, allora grazie e buon proseguimento. Grazie.